Buonasera amici di Funner e benvenuti a Sport City. Oggi è il turno dell'Alitalia di provare a fermare una Goldbet finora dominatrice assoluta di questa stagione, con 7 vittorie nelle prime 7 giornate. Ce la faranno Severini e compagni o i blu cerchiati proseguiranno la loro fuga solitaria? Stiamo per scoprirlo, è Alitalia Calcio, Goldbet Calcio 8. Princi Galli. Salta De Francesco, ancora Princi Galli, entra in area di rigore, la mette in mezzo, cerqua, allontana con il piede. Colbert che insiste, buon ritmo in questi primi minuti di gara. Galassi col sinistro e segna l'1-0 al settimo minuto del primo tempo. Sblocca la partita la Colbert, il gol di Galassi. In particolare ha interrotto una striscia positiva di risultati utili con la sconfitta settimana scorsa con il Football 8. Attenzione qui all'errore. L'Italia e Opara compie il suo primo intervento. Questo inizio di campionato qui non c'è fallo su Tubani, che però rimane a terra. Ancora il contrasto di Morezzi che guadagna la rimessa laterale. Attenzione, c'è Tubani solo. Sorpresa l'Italia dalla decisione dell'arbitro. Tubani davanti al portiere, calcia e prende la traversa. Grandi proteste. Di fatto l'arbitro con la sua decisione ha sorpreso la difesa di Severini. Severini che adesso calcia col destro, un bolide di Luca Severini e la scarpa d'oro firma l'1-1 al decimo minuto del primo tempo. Riparte Princi Galli. Princi Galli, doppio passo, salta l'avversario, punta il portiere, salta anche lui e poi sbaglia la conclusione col sinistro. Ottima l'azione di Princi Galli, che poi non è riuscito a concluderla come avrebbe voluto. Tubani ha un po' di spazio, però il pallone sul sinistro, ecco che rientra sul destro, lo prova, il palo e poi il rimpallo, sarà calcio d'angolo Golbet. Quel calcio d'angolo Golbet, c'è Tubani, è chiuso però, non può provare la conclusione, ancora passa in mezzo a due, incredibile, poi col sinistro sopra la traversa all'Italia. Severini qui subisce il fallo. Severini contro Opara, il calcio di punizione, Opara si salva sopra la traversa con l'esterno. Masciangelo si fa vedere De Michele e poi prova la conclusione col sinistro, molto larga, non impensierisce Opara. Passa anche in mezzo agli avversari, ancora Monteforte. Monteforte, la palla che arriva lì e poi incredibile, Cerqua intercetta. Erano due contro il portiere ma la Goldbet non è riuscita a trovare il gol. Bravo anche Cerqua nel posizionamento. Difesa della Goldbet, Monteforte. Monteforte, Cerqua risponde e poi allontana la difesa dell'Italia. Sì, comunque con ordine. Occhio però a Tubani perché no, non c'è difesa che tenga contro il suo dribbling. Infatti De Francesco è costretto a un altro fallo. Vediamo. Galassi tocca per Monteforte, palo, palla che poi attraversa la linea di porta e si spegne sul fondo. Fa rispondere l'Alitalia. L'impressione è che il gol decisivo stia per arrivare, eccolo infatti. Con Monteforte, il numero 24, scarica al sinistro, non può nulla Cerqua. 2-1, Goldbet calcio 8. Cesco. De Michele avanza. Adesso la partita è un continuo ribaltamento di fronte. De Michele prova, Opara respinge e poi calcio d'angolo. Allora il contropiede, 2 contro 1, Monteforte. Monteforte vuole fare tutto da solo, se la porta sul sinistro, il pallone scavalca il portiere sulla linea, salva la difesa dell'Alitalia. Che occasione in contropiede. Appena entrato per questi ultimi minuti. Poi De Michele subisce fallo al limite dell'area. Una selva di giocatori in maglia verde davanti attorno a Opara. Severini, il destro, la conclusione deviata da De Francesco e quindi sarà rimessa dal fondo. Monteforte da solo, è salita tutta l'Italia. Eccolo Monteforte davanti a Cerqua, prova a saltarlo e poi tira con il sinistro largo. Terbini per Monteforte, è finita la partita. La Goldbet continua la sua striscia vincente, 8ª vittoria in 8 giornate. Messa in seria difficoltà dall'Alitalia, ma alla fine riesce a portarla a casa con il gol di Monteforte.